Campionato di seconda categoria, girone B, si affronta nel Colonia Capolista a 44 punti, a pari merito con la Nuova Tiglianese e la Polisportiva Ternana. Partono forti i padroni di casa, la girata di Pompei che porta subito in vantaggio il Colonia. 1-0, il gol del numero 9, inizio molto deciso del Colonia. Qui sponda di Pompei per Domiziani che trova un gol stupendo all'incrocio dei pali, il raddoppio del numero 11, Saverio Domiziani. 2-0 per il Colonia, che continua ad attaccare. Pimponi mette in mezzo sempre per Domiziani, anticipato sul più bello, inizio da incubo per la Polisportiva Ternana, che vuole però provare subito a reagire. Pallone messo in mezzo, la girata all'angolino di Di Mei, bellissimo gol del numero 9 della Polisportiva Ternana, che accorcia le distanze trovando il gol dell'1-2 che riapre l'incontro. Poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva anche il pareggio da parte di Iovinella. 2-2, dopo un inizio pessimo per la Polisportiva Ternana, arrivano i due gol che addirittura trovano il pari. Direttamente da corner, un'indecisione tra il portiere e l'uomo sul palo. E quindi 2-2, Polisportiva Ternana che chiude il primo tempo in avanti con una conclusione che termina però sul fondo. Nella ripresa il Colonia si getta in avanti proprio a vincere la partita, qui girata di testa da parte di Latini, pallone deviato in calcio d'angolo, ci prova anche la Polisportiva Ternana, controllo e sinistro in area di rigore, alto da parte di Castellone, poi ancora Colonia in avanti, vuole vincere per restare attaccata alla Nuova Tiglianese a pari punti, ci prova qui il destro da parte di Pimponi che trova il gol del vantaggio del Colonia, 3-2. Bellissimo gol anche del numero 10 del Colonia, che riporta dunque avanti i padroni di casa. Gol importantissimo, poi calcio d'angolo, ancora il Colonia che ci prova, grande intervento da parte di Colonnelli che toglie la palla dall'angolino. Angolo per il Colonia sul secondo palo, ancora Colonnelli deve intervenire, smanacciare. Colonia vuole chiudere del tutto la partita, qui contatto in area di rigore. Intervento da parte di Colonnelli. Il calcio di punizione dalla metà campo, la palla che viene messa in mezzo, l'uscita ancora del portiere della Polisportiva Ternana. Colonia vuole chiuderla qui, il cross e colpo di testa di Pompei, fa su il pallone ancora Colonnelli, ma adesso solo Colonia in campo, altra conclusione che termina sul fondo. Sembra essere sparita dal terreno di gioco la Polisportiva Ternana e qui Pompei ci mette la zampata, doppietta per il numero 9, 4-2, Colonia chiude del tutto la partita con il suo bomber. E resta prima in classifica a pari punti con la Nuova Tiglianese, quota 47. Abbiamo fatto oggi una partita, sono soddisfatto perché avevamo un avversario di livello forte nel gioco di squadra e anche come individualità. Un portiere bravissimo, ha fatto degli interventi all'altezza della situazione. Abbiamo vinto noi, forse oggi abbiamo giocato un pochettino meno delle altre volte, però quei tre davanti insomma non perdonano. Dietro continuiamo a prendere sempre gol, però insomma ci siamo fatti gol da solo su un calcio d'angolo, è quasi impossibile, insomma. Comunque complimenti veramente agli avversari perché hanno onorato, anche se non c'erano niente da perdere o da conquistare, comunque si sono impegnati lealmente. Complimenti davvero, bella squadra. Che dire, campionato, cioè se non meriterebbero tutte e tre di vincerlo, perché fare su 19 partite vincerne 15 ci vorrebbero tre titoli, insomma, perché si stanno comportando veramente bene tutti quanti. Come andrà a finire non lo so, il calcio è veramente qualcosa di inaspettabile, imprevedibile. Complimenti intanto al Colonia. Perché effettivamente la squadra già all'andata l'avevamo vista, ma è la squadra più attrezzata del campionato. Ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo a cercare di recuperare la partita. Ci eravamo anche riusciti a fine primo tempo, ma purtroppo è andata così. Secondo me il bello del calcio è anche questo, nel senso che se vinceranno, qualora vincessero il campionato, è giusto che se lo dovevano sudare fino all'ultima partita, ci abbiamo provato. Purtroppo non è andata così, ma le nostre partite sono le ultime tre. Cercheremo di fare il possibile per arrivare al quarto posto, perlomeno dietro a queste tre corazzate. E
Ecco.